Allora, Bund Long 164,15, che è il prezzo che batte adesso il future giugno 2022, quindi entriamo subito al mercato. Stop loss 163,25, target 165,95. Perché? Perché sostanzialmente condivido la view che ha tinteggiato bene Pietro poc'anzi. Per me siamo in un ciclo primario ribassista, che è stato momentaneamente interrotto da un piacevole ciclo secondario rialzista. Io sto comprando, ho appena venduto un po' di roba con buoni guadagni, quindi sto sfruttando questo corposo rimbalzo che va sostanzialmente un po' a mitigare la rovinosa discesa precedente. Quindi ci sta, è giusto che avvenga, è giusto che i mercati rimbalzino, però sono sempre dell'avviso che allorquando incontreremo delle resistenze dinamiche decenti, si ritornerà a parlare di ribassi, si ritornerà a spingere al ribasso. Io vorrei lì riposizionarmi short. In questa chiave di lettura, quindi andando ancora ulteriormente a razionalizzare il time frame di osservazione, per me abbiamo fatto un ottimo recupero negli ultimi 3 giorni, che sostanzialmente ha quasi annullato il gap che si era creato fra mercati europei e mercati nordamericani. Mi attendo una piccola fase di stabilizzazione, salvo chiaramente che dai colloqui o negoziati non ne venga qualcosa, però in una situazione di normalità mi aspetto un attimino di stabilizzazione, che vuol dire un rientro nella fase moderatamente risk off barra presa di beneficio, e in questo senso il Bund potrebbe risalire un po', visto che ha giustamente decelerato diciamo, su questo clima meno sfavorevole di quanto consueto. È un'operazione abbastanza desueta, se volete anche conservativa, non lavoro quasi mai sul Bund, volevo tradare l'euro-dollaro, ma è arrivata una spike di volatilità pochi minuti fa abbastanza particolare, ho preferito rimanere sul territorio noto, anche perché abbiamo un grande vantaggio e quindi una volta tanto tocca a loro inseguirci.